confermate anche nel 2019 le bandiere blu a Cannero, Cannobio e Arona. Sono le tre bandiere blu del Piemonte, un riconoscimento importante che premia questi comuni per aver investito in qualità in termini turistico-ambientali. Per Cannero e Cannobio si tratta del 14° anno, per Arona invece si tratta della seconda volta. Il maggiore si distingue tra i laghi italiani, solo una bandiera a Gardone Riviera sul Garda in Lombardia. Il cronoprogramma dei lavori di asfaltatura della statale 33 è quanto ha chiesto il sindaco di Domodossola Pizzi ai vertici compartimentali di ANAS, una lettera indirizzata agli uffici di Milano e Torino e per conoscenza al prefetto della VCO per sollecitare la ripresa dei cantieri. Pizzi motiva la richiesta, partita ieri da Piazza Repubblica dell'Ossola, con la necessità di avvisare per tempo gli utenti della strada. L'appuntamento è per le 20:45 di sabato 4 maggio presso il Salone di Via Romita, sede dell'ex Comunità Montana a Domodossola. L'oggetto, il dibattito elettorale fra i quattro aspiranti governatore del Piemonte. La serata è organizzata dall'associazione Ossola Porta d'Europa, che festeggia così i suoi 2 anni di vita. Chiamparino, Cirio, Bertola, Boero saranno sottoposti ad una serie di domande da parte dei giornalisti locali. Belgirate si riconferma il primo comune del VCO relativamente al 2018 per crescita turistica assoluta, con maggior percentuale al quarto posto per indice di turisticità, tra i primi 10 comuni per numero presenze turistiche della provincia del Verbano Cusiossola. Il borgo di Belgirate, con i suoi 537 abitanti censiti nel 2017, è il comune che vanta la crescita più alta in termini percentuali, con un più 18,67% e assoluti con un più 8.648 presenze rispetto al risultato dell'anno prima. Fine settimana dedicato al premio Resistenza Omegna. Oggi in città è arrivato il vincitore del premio Giovani. Si tratta di Marco Balzano, insegnante e scrittore, già vincitore del premio Campiello. Resto qui il titolo del libro, edito da Einaudi, premiato Omegna. Il libro che ha saputo incontrare il favore dei giovani. Proprio con loro, nella cornice del teatro sociale, lo scrittore milanese ha parlato del suo libro e di come è nato.